I primi riscontri confermano appieno come anche questa edizione della Festa della Madonna dei Milani sia un momento di aggregazione forte, vivo e sentito da parte della comunità fornese e non solo. Lo dimostrano appunto i numeri raccolti in occasione degli eventi di mercoledì 7 e giovedì 8 settembre, che hanno dato il là all'evento organizzato dalla locale Proloco grazie al patrocinio del comune. Il padiglione montato in frazione è stato letteralmente preso d'assalto in questi primi due giorni, con tanta gente che ha gustato le leccornie preparate dai cuochi e dalle cuoche che hanno lavorato alacremente e che lo faranno anche nei prossimi giorni. Partecipata alla messa solenne, come riuscita è stata la gara podistica organizzata dalla Libertas Forno Sergio Benedetti, mentre in tanti, grandi e piccini, hanno riso e si sono divertiti con lo spettacolo di cabaret che ha visto protagonista Giancarlo Moia assieme ad Anna Chiadò. Non da meno l'evento dedicato alla pizza è andato in scena in collaborazione con la pizzeria Biancaneve, mentre per i giovani la serata è stata dedicata al DJ set e animazione. Nella giornata di sabato 10 settembre, invece, festeggiamenti nella caratteristica frazione fornese andranno con il pranzo ed alle 15 con la gara di boccia alla Baraonda, escluse le categorie A e B. Alle 19.30 sarà la volta della gustosissima grigliata dei Milani, quindi alle 22 si apriranno le danze con lo show musicale in compagnia dei Divina. La manifestazione si concluderà domenica 11 settembre con un evento del tutto nuovo e mai visto in quel di Forno. Si tratta del primo pranzo delle associazioni, al quale il presidente del sodalizio fornese, Luca Donadio, è lieto di invitare tutti i membri delle realtà sia fornesi che dei dintorni.